come realizzare una mascherina senza le cuciture, quindi senza avere nessuna abilità nel cucito, eccetera, eccetera, ma semplicemente a modi, tra virgolette, origami. Allora, tengo a precisare che ovviamente questa mascherina che andiamo a creare non è una mascherina che ci protegge, ma è esclusivamente un accessorio estetico, diciamo così. Nel video vi farò vedere che io che questa mascherina si può utilizzare, cioè si può realizzare sia così come la faccio io, sia mettendoci dentro una reale vera mascherina acquistata. Io così faccio, anche se comunque è abbastanza difficoltoso respirarci, per me estremamente, perché questo per me è un periodo di forte allergia, siamo in primavera, brutto periodo per gli allergici questo, quando usciremo di qui ci guarderanno come degli appestati noi che starnutiamo ogni 10 secondi, tra l'altro starnutiremo all'interno di una mascherina, quindi non ci pensiamo. In ogni caso, io mi perdo sempre, dicevo, è un accessorio puramente estetico. Ho pensato a questa cosa perché quando tutto questo finirà, e sta in Italia siamo in addirittura d'arrivo alla fase 2, o meglio ci si sta avvicinando molto, quando inizierà la fase 2 noi chissà per quanto tempo, settimane o mesi, dovremo andare in giro con le mascherine. Ora, per quanto mi riguarda, tutto ciò che è accessorio deve essere fashion. In questo caso la mascherina noi l'andremo a tenere perennemente qui sul viso, quindi tra l'altro mi vedete senza rossetto e mi vedete senza tutta questa parte del viso truccata, perché ho voluto fare questo video proprio come noi saremo, ovvero dovremo dare molta attenzione al trucco occhi, quindi tanto mascara, tanto eyeliner, ombretto, le sopracciglia, correttore, un po' di illuminante, stop, inutile consumare fondotinta su questa zona, inutile consumare blush, inutile consumare rossetti, andiamo solo a sporcare le mascherine inutilmente. E tra l'altro, cioè, io tornerò a lavorare, non sarò più smart working, quindi dovrò tenere questa mascherina sul viso, quindi è estremamente inutile. È vero che uno dice sì, tu ti senti a posto, ti metti il fondotinta, ti trucchi, il blush, eccetera eccetera, ma la vado talmente a sporcare, anche perché è una cosa che ho già fatto, che non è proprio il caso. Quindi, tornando a noi, perché io faccio sempre queste intro lunghissime e mi perdo sempre, dove ero arrivata? Alla fase 2. Alla fase 2 noi dovremo uscire di casa per iniziare a vivere, ma inizieremo a vivere con delle mascherine. Le mascherine diventeranno il nostro accessorio fashion e quindi ho pensato a come rendere la mascherina più fashion. Comunque, veniamo a noi, rapidamente. Ho visto molto tempo fa, all'inizio del tutto, già in Cina, un video su Instagram di quelli rapidissimi in cui assento capisci qualcosa, molto rapido, in cui c'era questa ragazza asiatica che mostrava come fare la mascherina e quindi dissi adesso... Visto che non tutti avranno sicuramente avuto modo di vedere questo video super velocissimo, che non so neanche se è diventato virale, non ho idea, fatto sta che ho pensato di riprodurlo e di mostrare a voi come realizzarla. Vi dico solo che io l'ho realizzata con una bandana, ma potete realizzarla con qualunque tipo di stoffa, di cotone che avete in casa, con le fedre dei cuscini, con dei vecchi copripiumino che non vi piacciono più e che non avete mai buttato via, con dei vecchi vestiti, potete realizzarla anche con delle t-shirt di cotone, potete realizzarle in ogni modo, con qualunque cosa voi abbiate in casa è facilissimo realizzarla. E l'ultima cosa che vi volevo dire, quella che vi mostro fatta io, l'ho fatta con una bandana che avevo in casa, ma è estremamente estremamente spessa, quindi la difficoltà a respirare c'è. Io l'ho piegata in 4, se avete voglia di distruggere una bandana la potete anche tagliare, fare più piccina e quindi ridurre le pieghe, ma io ho fatto 4 pieghe, magari farne 3, e quindi è già uno strato inferiore. Ma adesso banda alle ciance, per quanto ho parlato, 6 minuti di intro mi sembrano anche troppi per un video che durerà 3 secondi di pieghe, e quindi vediamo come ho fatto. Allora ragazze, un metodo molto molto semplice, non dobbiamo assolutamente cucire. Veniamo subito a noi. Allora, io utilizzo questa bandana, ma si possono tranquillamente utilizzare anche i tovaglioli, quelli delle tovaglie, ovviamente di una misura adatta.
Potete ritagliare delle federe per cuscini, potete ritagliare qualunque cosa sia in cotone o di una stoffa adatta per poter realizzare appunto una mascherina. Veniamo a noi, misuriamo la bandana. Allora, la bandana misura 52 centimetri circa, perché la mia ovviamente non è ben stirata e quindi è un po' sbilenca. Comunque all'incirca è un 52. O forse era un 50 e poi dall'uso è diventata 52. Non vi so dire, comunque 52. Allora, ragazze, altro materiale occorrente che tutti sicuramente abbiamo in casa, potremmo anche ritagliare un copripiumino, che tutti abbiamo in casa sono gli elastici per capelli. Semplicissimi. Io, siccome sapete che sono un po' fissata, la bandana è bianca e nera, quindi utilizzerò degli elastici bianchi che ho messo qui su questo vasetto per candele ad allargare, perché erano lievemente, lievemente più piccolini. Vedete, lo sono ancora. La misura, diciamo, a me più comoda è questa. Questi bianchi sono un po' più piccini, quindi li ho messi ad allargare un po'. Ma veniamo a noi. Prendiamo gli elastici, eccoli. Vi farò vedere anche come inserire all'interno una mascherina chirurgica, eccola qui, di quelle che ci dicono di usare quotidianamente. Ogni 4 ore va cambiata quando sei fuori e niente, e quindi veniamo a noi. Potremmo inserirla o no, dipende anche da quanto riusciamo a respirare. Vediamola così. Dobbiamo piegare la bandana in quattro, quindi io vado un po' a occhio. Dopo, se va bene, ve la riapro e la misuro. Vediamo. Piega numero 1, piega numero 2, piega numero 3 e poi pieghiamo l'ultimo pezzettino così. E non arriva diciamo, a fine, resta a metà. Ecco qua, la misura a occhio mi sembra giusta, misuriamola, sì. Quindi, vi faccio vedere come inserire in questo caso per chi le ha le mascherine all'interno. Riapriamo, vi dico anche la misura. La misura che ho fatto è di 11 centimetri circa. Vediamo anche le altre pieghe. Sì, 11 centimetri. Allora, ripieghiamo, ve lo faccio rivedere. Allora, prima piega. Eccola qua, seconda piega. A questo punto, se vogliamo inserire la mascherina all'interno, la mettiamo, se non la vogliamo inserire, proseguiamo così e facciamo l'ultima piega. Io voglio inserire la mia mascherina all'interno, quindi metterò la mia mascherina così, piego, cioè al centro, piego ulteriormente, ma la piega di prima, rifaccio la mia pieghetta a metà e ho il mio rettangolo con la mascherina all'interno. Vedete? Eccola qua la mascherina, si vede un po' in, diciamo, in controluce, un po' in trasparenza. Adesso viene il momento della chiusura, quindi prendiamo i nostri elastici, li inseriamo all'interno, cioè inseriamo all'interno degli elastici la bandana o il tovagliolo o il pezzo di stoffa, qualunque cosa siamo riusciti a ritagliare per rendere, diciamo, un po' più fashion la nostra giornata fuori casa e creiamo questa specie di caramella. Pieghiamo ulteriormente, quindi non c'è nessun tipo di cucitura da fare. Pieghiamo ulteriormente e la inseriamo all'interno dell'altra, diciamo, taschina, foderina. Manteniamo, tiriamo e ragazze, la nostra mascherina è pronta. Eccola qui. Semplice, veloce e copre mento e naso. Questo è tutto. Rapidissimo. È una caramella. Ve la faccio rivedere. Ovviamente, se ci giochiamo e la tiriamo, si apre, ma noi la dobbiamo tenere sul viso, quindi è ben tirata e non si apre. Eccola qui. Se vogliamo non metterci
la mascherina all'interno, perché ovviamente non tutti lo sopportano questo doppio strato. Io ho già normalmente un'estrema difficoltà a respirare, infatti non so se mi sentite, sto un po' in affanno perché questo periodo della primavera per me è terribile, non dormo la notte perché non respiro. Quindi togliamo la mascherina, rimettiamo i nostri elastici. Diciamo che è comunque una protezione in più, diciamo. Rimettiamo i nostri elastici, bene o male. Non vi dico la misura perché questa misura giustamente la dobbiamo adattare al nostro volto e alla larghezza degli elastici, cioè a quanto si tendono. Quindi va sempre tutto un po' a occhio, un po' a misura. Io ormai le faccio da un po' di giorni, quindi la misura ce l'ho a occhio. Ecco qui. E così è sicuramente più morbida e anche questa è fatta senza l'altra mascherina all'interno. Adesso la indossiamo e vediamo come sta. Ragazzi, avete visto com'è semplice, semplicissimo, facilissimo, velocissimo, con materiali che abbiamo in casa, quindi non dobbiamo comprare assolutamente nulla. Vi faccio vedere, come vi ho detto, la maschera indossata. Eccola qui, la mia mascherina. Io la metto di così perché mi piace, no, scusate, la metto di così perché mi piace il decoro sotto, oppure la metto di così perché mi piace l'altro decoro sotto. Si può mettere in ogni lato, tanto è uguale, più a gusto. Comunque, adesso la indossiamo. Come vedete, ho messo gli elastici bianchi dietro l'orecchio, ovviamente. Aspettate, che io dietro l'orecchio ho già i capelli e in più gli occhiali da sole. Ecco qui. E incastriamo anche l'altra. Penso che mi sentite, penso di sì. Io non riesco a vedermi bene perché sono ciecata. E voilà, super accessorio fashion, la possiamo realizzare con, aspettate che ci ho messo i capelli dentro, ovviamente con i capelli ricci, evviva evviva, ecco qui, la possiamo realizzare con qualunque tipo di fantasia vogliamo e ovviamente se andiamo a lavorare, siamo in ufficio come sarò io, abbinarla all'abbigliamento sarebbe il top. Sto studiando un altro metodo per realizzarle, con cose che sicuramente tutte abbiamo in casa, quindi preparatevi a scavare nella cesta delle cose estive oppure delle cose per i capelli. Non vi do altre soluzioni, o meglio, non vi do altre anticipazioni. Se mi riesce, giro subito il video e vediamo come farò anche quest'altro tipo di mascherina. E basta, ragazze, questo è tutto. Questo è il video di oggi. Ci vediamo al prossimo. Forse è il caso che io la tolga. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like di supporto, un bel commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!